Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dopo tanto, tanto, tanto tempo tornano gli unboxing con questo nuovo super unboxing. Preparatevi. Adesso ho un po' di roba, dopo ne andrò a prendere altre. Infatti vedrete un cambio in quadratura, cambio vestiti, perché mi arriva tra un paio d'ore. Quindi ho approfittato del tempo per intanto registrare questa prima parte. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, superiamo i 100 like per questo video. Dunque direi di non perdere altro tempo e via con la sigla. Ok, qua c'è la scatola, lo so, non la vedete, e per fare un po' anche di sorpresa, capireste cosa c'è dentro. Ci sono un paio di cose forti che potrebbero interessare a molti. Preparatevi. Allora, prima cosa che sbuca all'occhio, vediamo. Ok, vabbè, tu devi stare qua così in mezzo, va bene. Perfetto. Prima cosa, uno e due pacchi di ami, che grossi, cos'è? Un 3/0? Un 4/0, ecco. Perché a breve andrò a fare delle belle pescatine a bass. E boh, preparatevi, che potrebbe venire qualcosa di molto 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 interessante. Mi hanno dato anche un iBrix, che ne avevo già uno, solo che l'ho perso, però a siluri, cioè ho avuto un bel attacco di siluro con questo, e adesso vorrei portarlo anche a Lucci, adesso che l'ho possibilità e che è stagione, quindi non vedo l'ora di riutilizzarlo. In effetti a siluri questo mi mancava tanto averlo. Quindi andrò a provarlo. Come vedete è un'esca in gomma con paletta finale, amo sopra, amo sotto. Ottimo per pescare in verticale. Peso 45 grammi, quasi quasi oggi potrei andarlo a provare. Quasi quasi. Vediamo se magari mi fa uscire un pesce questo, dato che ieri non ho avuto... Sono andato a prendere un vibe da 17 grammi, sapete quanto adoro queste esche. Colorazione Fire Tiger, come sempre. Adoro perché queste esche perché sono compatte e pesanti, quindi mi scendono velocemente. Un altro Fire Tiger più piccolo, questa volta un 6,5 grammi. Poi un terzo vibe, questo intermedio. Molto bella la colorazione, devo dire, che è un 9 grammi, eccolo qua, è un argento con schiena nera, quindi molto, molto simulativo di un baitfish. Infine qua come esche abbiamo la swimbettina, vediamo un po' se questa riesce ad agganciare qualche bel pike. So che a qualcuno di voi, non mi ricordo, in live mi aveva commentato che se l'era presa. A me non ispirava tanto per il fatto della coda così grande, che pensavo potessero andare a vuoto, ma proviamola, così vediamo se è come pensavo. Vediamo se a Lucci può andare bene. Poi è una colorazione più naturale che ho trovato. Molto naturale. Ricorda un po' un basso, un po' una trota, non sapevo neanche loro bene cosa fare. C'è questa striscia rosa, ci sono queste strisce verticali. Due pezzi con
due code, ah, c'è anche le istruzioni come è fatta, quindi se vogliamo replicarla possiamo farlo. Ok, due code sono uguali? Sono diverse? No, sono uguali. Pesa 58 grammi per 182 mm e andiamo a vedere. Montiamo su una coda. Beh, dai, almeno la coda sembra essere abbastanza solida come entrata. È abbastanza resistente la gomma, però forse per i lucci dovrei cambiare le ancorette. Sembra un po' piccole. Ah, qua, ok, vedo un tappino per mettere l'insert probabilmente. Vediamo, ci sono delle istruzioni in giapponese. Io, grande conoscitore di giapponese, ok, che magari non andrà via, però non va neanche su sta coda. Ok. Ho trovato la tecnica. Più o meno. Messa. Messa. Cioè, è metà del corpo. Praticamente. È grande come la parte inferiore qua. La coda. Certo, vediamo, magari fa più vibrazioni. Magari è più naturale. Vedremo in pesca. E voglio aggiungergli l'insert. Because ho bisogno di un'esca fondante, e dato che questa ha già la predisposizione ad essere affondante, aspetta un attimo che leggo le istruzioni in giapponese. Sì, Kansai do Rift, ok, sì, bene. Ok, almeno c'è scritto, almeno i giapponesi usano i grammi, quindi so che è da 1,58 questo insert, che è un insert come tutti quelli che si possono trovare in commercio. Per le comme. Ah, ok, basta inserirlo qua, ok. Pronta all'uso, dopo solo 10 minuti per prepararla. Ragazzi, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Come detto all'inizio video, venerdì prossimo ci sarà un super unboxing con della roba spaventosa. Dunque, mi raccomando, ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e segnatevi l'appuntamento venerdì prossimo. Intanto lunedì vi aspetto un altro gran bel video, quindi ci si vede anche lunedì. Dunque direi, ragazzi, che per questo video è tutto. Ciao a tutti!